Prima di andare a Fort Defiance, vorrei vedere se finalmente la casa gialla è libera, ma non penso proprio. Però sono sempre gentili e lasciano il fucile da combattimento. Grazie. Vediamo se stavolta fanno una brutta fine. Ehi là, ce l'hai un posto questa volta? Spiacente, purtroppo siamo al completo. Porca puttana! Brutta bastarda! Tu e questo posto di merda! Ecco fatto. Tra 90 metri dovremmo essere vicini a Fort Defiance. Sì, penso proprio che sia quello. Sì, confraternita d'acciaio, eccolo lì. Camp Venture. Sì, ma a me interessa quello invece. Questa zona sembra quasi la zona iniziale di Fallout 4. Ah, è un zelota, ok. Niente di eccezionale. Posso occuparmene. Sempre con poche munizioni nel mio caricatore, eh? Complimenti a me. Ecco fatto. Sì, 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 con calma adesso ci penso io a tutti voi. Testine di vitello. Vi spacco la faccia a tutti quanti, eh? Non pensate. Vieni qua. Spacco la faccia. Brutto coglione. Ecco fatto, dammi le munizioni. E anche la carabina. Allora, con calma. Adesso mi occupo di tutti voi. Che ne dici di saltare un po' in aria, eh? Dannazione. Riuscirò a farvi saltare in aria tutti quanti, eh? Vediamo, quello è un po' lontano, ma magari... un bel po' di danno comunque glielo riusciamo a fare, dai. Dai, su, 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 sparami, sparami, non eri lì per quello, non mi stavi cercando di uccidere. Il prossimo stronzo che vuole morire. Quindi questa è una zona dove la confraternita passò e fallì, però ora sono tornati. Probabilmente vogliono vendetta. Merda. Speravo di fare un attacco più d'effetto, ma invece è finita un po' male. Va bene, l'importante è che è morto. Mappa del tesoro, Quanta roba. E hai anche un lanciagranate, perfetto. Toh, guarda, un'armatura atomica T-60. Non male. Secondo me è qua dentro che devo entrare, vero? Richiesta password. Dannazione. E non ho abbastanza livello per aprire con le forcine. Trova la password. Vabbè, non è tanto lontana. Almeno credo. No, è qui vicino, fortunatamente. È proprio qua sotto. Ah, buongiorno a lei, signore. Ecco fatto. Ah, buongiorno anche a lei, signore carbonizzato. Ma guarda, lei è il custode per caso? Perché non riesco a colpirti? Ora sì. È sempre molto comodo che comunque, nonostante noi dobbiamo cercare una roba, sappiamo già dove trovarla, eh? Apriamo questa porta. Forza, apriti. Che potrei sfondarla con un pugno, però, vabbè. Dettagli. Madonna, questa era proprio su tutto il muro. Richiede la chiave. Dove la trovo la chiave? Trova la chiave del deposito. E dove la trovo? Qua sopra? Speriamo. Cioè, sto facendo una missione per trovare una cosa e adesso la cosa devo trovare un'altra cosa. Ma che bello. Meno male che la chiave... era qui vicino e l'armadietto non richiede troppe skill, dai, per fortuna. Chiave del deposito. Oh, ok, finalmente. E uno ce l'abbiamo. Ora che abbiamo la chiave, possiamo aprire il deposito. E dov'è la password? Ah, eccola, non la vedevo, perdonami. Era tutto bianco, non vedevo niente. Bella password. Finalmente abbiamo tutto quello che ci serve. Posso entrare. Sblocchiamo la porta. Perfetto. Eccoci qua. E Fort Defiance sia. O più semplicemente un terminale che mi dirà dove si trova. O magari me lo dirà questo foglio sfocato scritto male. Forse ce lo dirà lui dove si trova. Grazie. Entra nel quartier generale.
Dove si trova estos quartier general? Nella zona rossa. Non è sicuro andarci. Titolo per il video: Fort Defiance è in zona rossa. Perfetto. Un nemico leggendario. Mi ha dato una pistola Gatling. Madonna. È un altro leggendario. Scusami. Un altro leggendario. Una pistola gamma. Ma che culo. Che culo. E stavo anche bevendo io. Meno male. Mi sono passati davanti. Che culo. Pistola gamma. Danni aumentati il 10%. Sei una mutazione. Attenzione, può essere buona in realtà, la signora. E questa è la pistola Gatling 10% contro gli umani. Ah però, Beh, una 5 mm. Attenzione, una 5 mm. Posso usarla al posto del minigun. Ed è più leggero, ovviamente. Mica tanto, pesa 12. Però. Hai capito il culo a volte. Quelli sono nemici o gente della confraternita? Non riesco a capirlo. No, è gente della confraternita, perfetto. Ma che figo, è un minigun. Mi sembra il minigun che c'era in Bioshock Infinite questo. Bellissimo. Ehi là, confraternita, sapete dov'è Fort Defiance? Non ho ben idea di che tipo di struttura si tratti quella. Qualcosa, un macchinario? Non ne ho idea. E comunque questo è un salto che non credo di potermi permettere di fare. Quasi crepa e basta se scendo. Però piano piano magari uno trova la roccia giusta e riesce a scendere senza morire. Guarda un po'. Piano piano, però. Che qua il rischio di morte non è alto. È proprio sei lì lì per morire a ogni singolo passo che stai per fare. Esattamente. Sicuramente c'era una discesa più sana e meno dolorosa da qualche parte, che io non ho cercato, di sicuro. Ecco fatto. Però alla fine ho raggiunto il mio obiettivo, no? Sono sceso e non sono morto. Ma visto che ci siamo, andiamo a vedere anche uno cos'è questo. Anche se più che un macchinario è un monoelevatore. Ah, non è un macchinario. E infatti mi sembravano delle cabine queste. Sostanzialmente era un treno che ti passava, una metropolitana, che ti passava da qui alla sopra. Intelligente però come cosa. Funzionasse la userei. E soprattutto mi sono sbloccato un posto dove tornare nel caso serva. Olè, ce l'abbiamo fatta finalmente. Siamo arrivati molto probabilmente al quartier generale, ex quartier generale della confraternita. Olè, probabilmente come pensavo ci sono dei nemici abbastanza resistenti. Aia, ma tu? Da dove sei arrivata? Ma vai via. Testa di cazzo, spacco la faccia io. Ah, guarda, due addirittura. Tre. Scherzavo. No, forse sono due. Sì, sono tre. Come dicevo. Allora, con calma, Uno è andato. A te ti faccio saltare la gambina, vedrai. Ecco fatto, un altro è crepato. Manca solo quello lì che continua a muoversi. Stai buono. Vedrai che è meno doloroso di quanto pensi. Allora. Ecco fatto. Allora, con calma. Con calma, fammi caricare. Dove sei? Adesso ti cecchino la faccia, vedrai. Eccolo lì. Sei pure annoiato di cercarmi. Bravo coglione. Tu smetti di cercarmi, io ti sparo nella schiena. Scopri cosa ne è stato della confraternita, addirittura. Beh, probabilmente questa missione unisce sia il gioco base. Ah, sono delle rane. Sia il gioco base che effettivamente Steel Dawn. Ma guarda, uno con l'armatura atomica morto. Poveraccio.
E peccato che non ti si può rapinare, perché sennò la gente verrebbe qui a prendersi i pezzi di sicuro. Fort Defiance. Sono arrivato alla fine. Scopri cosa ne è stato della confraternita. Sono stati uccisi, sono andati via e sono tornati. Ecco cosa è successo alla confraternita. Ma questo è vivo? Ah sì, è vivo questo qua, eh. Ah, buongiorno, lasciami, salve. Pace, per favore. E infatti non ti ho disturbato apposta, pensa un po'. Comunque se lui è qui vuol dire che forse, non ne sono sicuro. Probabilmente nemici non ce ne sono. No, scherzavo, ci sono e come. Eccoli là, un paio morti e un paio ancora che camminano. Non più, per fortuna. Qualcuno deve essere passato da qui da poco. Cos'è sto rumore incredibile? Sento un rumore di qualcosa di grosso. Tu stai buono. Sento un respiro pesantissimo. Ma quella torretta? Sento il respiro di qualcosa non di grosso, di più. Qualcosa di cattivo, oltre che grosso. E o è sopra o è sotto. Qualunque cosa sia, mi sta mettendo addosso un'ansia. E siamo saliti di livello, fortunatamente. Dai, qualcosa di positivo ce l'abbiamo. Allora, io prenderei o hacker maestro o scassinatore maestro, però sceglierei o endurance o agilità a questo punto. Io andrei di endurance ancora, ti dirò. Ok, scegliamo endurance, ma prenderei scassinatore io prenderei. Ecco fatto. Così, finalmente, volendo, possiamo aprire tutte quante le serrature difficili. Potrebbe essere un Wendigo? Non lo so. Ah, lì ci sono delle zanzare però. Vabbè, finché mi stanno lontane a me va bene. E qui abbiamo trovato un foglio. Ultima resistenza. Perfetto. Prendi l'ascensore fino all'ultimo piano. Speriamo che all'ultimo piano non ci sia quel mostro che ho visto poco fa. Posso entrare qui? Solo il personale registrato della confraternita d'acciaio può superare questo punto. Eh beh, come vuoi. Ah beh, certo, il reclutamento. Io in realtà faccio già parte della sicurezza, eh. Della sicurezza, certo, della confraternita. Minchia, quanto sono grossi questi. Mamma mia. Pensa a zanzare di questa grandezza nella vita reale. Mamma mia. Che schifo. Oh oh, tu stai lontano che sei ammalato. Via, schifoso. Ma quante ma sono morti per le zanzare quelli della confraternita, per caso? A parte che sono difficili da prendere, effettivamente. Quindi li capisco. Ho appena scoperto di aver trovato anche un'altra pistola Gatling. Questo vuol dire che forse posso già modificarla. Mirino circolare. Vabbè, niente di eccezionale, però lo prendiamo volentieri. Ma io sto ancora pensando a quella roba che faceva quel rumore incredibile. Eccolo. È da questo lato, lo sento. Secondo me è un Deadclaw. Non vorrei azzardare opzioni troppo avanti. A me questo non sembra un Deadclaw. Ma non mi sembra neanche un Wendigo. Che l'ascensore serva proprio a quello? A farmelo combattere? Non penso. Oh, guarda, un'armeria. E richiede solo uno di sicurezza? Ecco fatto. E finalmente mi posso rubare tutta la vostra roba. Brava confraternita che mette una porta di livello 1. L'opzione che sia un Wendigo è probabile per il semplice fatto che i ghoul o gli ardenti che siano non vengono uccisi perché li sento. Però wow, cosa potrebbe essere? Nuovo personale. Ok, cerca indizi su come aggirare la sicurezza. Fosse sempre così facile, eh? Un fucile da cecchino da combattimento, ma pensa un po'. E diario dello scudiero. Ok, che sia questo che mi dirà come passare.
A quanto pare sì. Vai a Camp McClintock. Ok. Altro giro, altra corsa, a quanto pare.